Nella giornata di ieri vi ho parlato per gli utenti di YouTube del fatto che Angela Merkel, la cancelliera tedesca, avrebbe avuto un malore, ma più che di malore si deve parlare di tremore, un tremore in piena regola. Infatti si sarebbe appalesato in questa simpatica donna tedesca proprio nel momento in cui ha accolto il presidente dell'Ucraina Zelensky durante la cerimonia degli inni nazionali, un tremore piuttosto forte, stando a quello che sarebbe riportato qua su internet. Zelensky è stato accolto con gli onori militari e mentre la banda intonava gli inni, la cancelliera e il suo ospite erano intenti ad ascoltarli in piedi l'uno accanto all'altro. Angela Merkel quindi ha stretto le mani dinanzi a sé. E purtroppo, ripeto, che è stata colta da un tremore al corpo che all'apparenza è risultato essere piuttosto incontrollabile. Al termine degli inni le condizioni sono visibilmente migliorate e la conferenza stampa è iniziata con soli 10 minuti di ritardo e non di più, come qualcuno potrebbe eventualmente ipotizzare. Grazie a tutti per la visione di questo video, per l'ascolto di sempre questo video. Iscrivetevi se vi va, commentate, datemi la vostra opinione. Quindi ripeto che Angela Merkel è stata vittima di un tremore e non di un malore. E raccogliere il presidente dell'Ucraina, Zelensky.